Bella a tutti ragazzi e bentornati in quest'altro episodio di Pokémon Xenoverse. Starkey, ok. Abbiamo visto un castello di sabbia e li creo sempre con il mio papà. L'altra volta ci siamo spaventati perché uno si è mosso. Alla fine abbiamo scoperto che era un simpatico Sandygast. Tu vuoi sfidarmi? Ci avrei... sì, mostri. Pokémon di tipo acqua, immagino. Oh, ho fatto una cavolata, dice i Pokémon mezzi morti. Di cui questo dorme oltretutto. Accidenti. Beh, usa pazienza. Io dormo. Veramente. Madonna. Io dormo ancora. Ora mi farà una mossa che mi distrugge. No, invece. Porca miseria, la smetti di dormire, mi fai venire nervoso. Pazienza, di nuovo, se non ti svegli ora mi. Cioè. Non lo so. Brutto colpo, ma non è molto efficace. Botte in testa, normale fisico. Sì, dai, proviamo. Se mo mi becca, sono fregato. Bracciere, no, botte in testa ancora. Luna! Basta. Mi sa che non lo so come finirà. Male, sicuramente male. Ma non ci voglio credere io. Ah, ci sono le case. Mia moglie si comporta sempre come una bambina. Non vuole più sapere della vecchiaia. E tu giovanotto per caso con te una bacca arancia? Alcune leggende narrano che su queste isole in realtà ci sia una grotta nascosta da qualche parte che porta in un luogo meraviglioso. Nessuno sa dove si trova. C'è una cosa nascosta? Wow. Carta di Scaleon GX. Mi si tuffo nella sabbia. Io sono Remez, mi ha mandato qui a mettere a punto Xenobolt. Ha ottenuto Xenobolt. Sarà interessante il mio lavoro, almeno credo. Bene, lo spero per voi. Voi due? Vai via, ci stiamo baciando. Ah, sì. Il villaggio più rilassante. Bah, insomma. Non ci mettere la mano sul fuoco. Grande, ottimo. Voi? Nel dubbio osservo la libreria. Cioè non so cosa cucinare, nel dubbio osservo la libreria. Va bene. Certo, perché no. Normale. Va bene. Tutti strani in sto posto. Perla, un'altra. No, no, no. Accidenti. Non voglio lottare. Non ho i Pokémon adatti. Sono tutti mezzi morti. C'è, vabbè, c'è Magikarp. Magari mi va bene. Splash. Vabbè. Non succede nulla. Che sta mossa? Chissà perché l'hanno inventata. Cosa cavolo gli è passato per la testa? Sta cosa che bisogna pagare per curarsi mi sta altamente antipatica. Ma veramente tanto. Magari l'hanno fatto per voler dare qualcosa di loro a questo Pokémon, ma... Non lo so, una volta che rimane senza soldi come ti organizzi per guadagnarli? Cioè, devi battere gli allenatori, va bene, ci sta. Però... Se non ti puoi curare i Pokémon, non puoi prendere soldi battendo i... Cioè, non lo so, non mi convince. Cioè, fine così, 500 che ho guadagnato ora. Coda Slowpoke, cos'è? Una coda molto vendibile a un caro prezzo. Ci vogliono fare andare avanti vendendo roba. Lì c'è qualcosa, è gialla. MT, pioggia danza. Boh, pioggia danza abbastanza brutta, cioè inutile, credo. Lì, un'altra cosa. Pezzo di stella. Cosa me ne faccio di un pezzo di stella? La vendo, beh. Attrazione, addirittura, quante mosse. Ciao, Eevee. Pezzo di stella, pure. Tutti che mi volete... Cosa me ne faccio? Ah, ma tutta roba da vendere, alla fine. Cioè, vogliono darmi soldi per curarmi in qualsiasi caso. Beh. Apprezzo e penso proprio che lo farò. Prima di curarmi, salvo, perché se la cosa dovesse andare male, mi risparmio i soldi. Vai di sotto. Ti ammazzo. Stavolta vinco io. Vocalizzo e suono. Non so. Alla fine è una lotta. Beh, beh.
Ci sa, colpo basso mi sa che è forte. Aia, e insomma, insomma. Ma dimmi te, vabbè. Botta in testa? Per finire il tutto. Che rumore strano che ha fatto. Livello 16. Quando è che mi evolvo? Tipo adesso, no? Sonic Boom, ma... Sonic Boom non è una cosa... Cioè, suono. Il nemico viene colpito con un suono distruttivo che infligge un danno sempre pari a 20 F... Sempre pari a 20? No, non mi piace, non mi piace proprio, ma... Non lo so, non mi piace. Alla fine potrebbe essere stato utile, magari nel caso io avessi voluto cioè prendere qualche Pokémon, che devo toglierli poco, proprio quei a 21 devo toglierli 20, ma alla fine, bah, nah, non fa per me. Tu, tipo, Shell, ok, Shell, queste pietre non c'hanno niente, sembrerebbe, fammi tornare a Ludopoli, dai. Spiaggia lucente. Torniamo a Ludopoli. E torniamo dal tipo. Allora, adesso dobbiamo solo capire dove potrebbe stare quel tipo. Ah, aspetta, già che sono qua vendo la roba. Ciao Mike, vendi. Ah, aspetta, nel laboratorio. Giustamente. L'unica parte in cui non stavo andando. Ti sei tornato e vedo che mi hai dato quello che cercavo. Fammi vedere. Ma questa è una semplice Xenoball. Quello scansa fatica non l'ha aggiornato in alcun modo. Cosa? Che il signor Marino ha compiuto il riso con la sua barca. Ma te è impossibile. Il signor Marino è deceduto tantissimi anni fa. Smetti di prendermi in giro. Piuttosto è ora che lo faccio di chiacchiere con quel fannullone. Nel frattempo, visto Peco, sei soddisfatto anche tu? Abbiamo finalmente ricambiato al meglio il favore che quel ragazzo ci fece tempo fa. Ricordi, vero? Quando li salvò da quei brutti ceffi nel bosco. Come dici, Peco? Non era lui. Eppure sono passati tanti anni. Ma quello sguardo non potrei mai dimenticarlo. Quella luce negli occhi, quella determinazione, quell'amore verso i Pokémon. Mi ricorda me da giovane, sai, Peco? Anche io avevo quella stessa luce, quella stessa voglia di viaggiare e di vedere ogni cosa. Solo che a differenza sua qualcosa è arrivato nella mia vita. Qualcosa che mi ha cambiato profondamente. Qualcosa che mi impede di realizzare. Mi sono innamorato, Peco. Mi sono innamorato del vento, delle salsedine, del sapore del salino, delle treste sulla pelle. Mi sono innamorato del mare, Peco. Fissavo per ora la vastità e mi perdevo nei suoi frammi, bla bla bla, il mare. Pokéball. Oh, sì! Sì! Per sembrare più minaccioso, si veste con la pelle di Pokémon più grande di lui. Per un misterioso motivo, essa influisce sulle sue capacità. Ecco perché è fuoco. No, non me ne frega niente, io ho già preso il Pokémon che mi... avete deciso di apparire tutti adesso? Non lo so, cioè... Va bene, quella con le onde. Sono diventato la salsedine che ho tanto amato, Peco. Ah... Boh, figo questo scorcio di trama. Accidenti. Eccolo! Oh, madonna mia, ci avevo perso le speranze. Ma tu poi arrivi dal nulla, scusami. Cioè, non mi aspettavo di incontrarti qui. Trampil. Prepotenza, cioè, intimorisci anche un Pokémon di livello 16. Quanto se devi essere forte. Prepotentissimo. Allora, intanto vedi di non morire, perché sennò mi incazzo. Mille bave, fa niente. Ma soprattutto Sparkle, vedi di non ucciderlo, perché se no le botte che ti prendi Sparkle, non è che solo di pigli botte, muori proprio, cioè ti spendo e faccio un bel arrosto, capito? E mo mi farei andare, ma lo vedremo nel prossimo episodio.